Allora, la teoria della long tail è una teoria della comunicazione con la quale non vi sto ad parlare. È basata su un grafico fatto così. Io la applico al web, cioè dico su questa, sulla barra verticale ci sta la concorrenza. Sulla barra orizzontale ci sta il focus. Una query del tipo odio quando sto studiando e un velociraptor mi lancia addosso banane. Secondo voi in questo grafico dove si va a posizionare? Mamma mia, Giulia, mi hai fatto venire la nausea. Il grafico mi ricorda quando facevo algebra al liceo e ho Sul l'ortica. focus. Su focus, quindi dove? Qua? Qua? Cosa che intendi con focus? L'argomento? Focus intendo la specificità. Ah, beh, ovvio. Allora, focus. Cioè, Quindi perché non tantissimo parte focus e concorrenza? zero, forse insomma, cioè, prendi la Zero. via alla Si fine. va a posizionare qua. Una query della tipo Harry Potter. Centro dove? Qua? Forse più verso La cioè perché non è concorrenza se... specifico. Allora dimmi, quanta concorrenza? Più Più concorrenza e meno focus, e secondo meno me. focus, quindi sta qua. No, No, più sta qua. concorrenza non si sì, più o meno, Ecco qua. anche un po' magari spostato, però tre Magari un po' più punti sotto, un po' più. un po' più a destra, nel senso che comunque un po' di focus Ok. magari ci sta, Sta qua. però effettivamente Harry Potter è un po' generale, cioè se mi metto magari a cercare Esatto. Harry Potter personaggi. Quindi più vado nello specifico, meno ho concorrenza. Per cui basta uno script che lancia 100 ricerche di quel genere lì per farlo emergere tra le ricerche più fatte. E, allo stesso modo, perché per odio quando sto, per questa radice qua non ci sono grandi ricerche, per cui io gli posso abbinare qualsiasi cosa. Le persone cercano le cose più impensate. Se cercate frasi per frasi per dirle che ho un amante, frasi per lasciarla ma rimanendo amici, cioè le cose più incredibili. Per cui più aumento il focus, meno concorrenza ho. Allora, la teoria, diciamo, la mandracata, qual è? Che invece di lavorare, o almeno invece, è equivalente rispetto a lavorare in questo campo qua, in quello della concorrenza, quindi keyword a basso focus, ad alta concorrenza, birra. Se io mi posiziono primo su Google per birra, sarà molto difficile posizionarmi primo su Google, ma avrò tantissimo traffico. Ma sarà molto difficile posizionarmi. Mettiamo che avrò 10.000. È meglio invece, anzi è meglio. Allora, per birra abbiamo detto, avrò tantissima concorrenza, ma moltissimo traffico e poco focus, 1.000 visitatori. Qua invece avrò pochi visitatori, diciamo 100, ma sarà più facile rispetto alla concorrenza posizionarmi primo su Google. Allora, cos'è meglio fare se io ne voglio 1.000? Tentare di posizionarmi per birra? Qual è quello che fa più focus e meno, cioè birra, Se faccio un video che si tanta chiama concorrenza, birra, tante tanto visite e poco focus, invece qual è quello tanto focus? focus è birra artigianale, kit per preparare. Cosa posso fare se voglio 1.000 visitatori? L'alternativa a lavorare qua è lavorare in questa fascia qui, che è equivalente, cioè fare un video che si chiama birra artigianale kit per lavorare, un video che si chiama birra artigianale quando imbottigliare, un altro video che si chiama birra artigianale a Roma Trastevere, e avrò 100, 100, 100, ne faccio 10 video più focalizzati e ho la stessa attenzione che ottengo per il video meno focalizzato. Quindi il segreto su questa strategia è la serialità. È creare un piccolo microcosmo che alla fine con tutte le piccole stelline è più luminoso del sole.
perché difficilmente riuscirò ad attaccare il sole.